Se hai in mente di aprire un canale su YouTube o ne hai già uno avviato, questo che ti sto per dire ti farà raddoppiare le entrate provenienti dal tuo canale e quindi i soldini che ti metterai poi in tasca. Il guadagno che proviene da YouTube si basa su diversi aspetti, ma quello che incide di più sono sicuramente le visualizzazioni. Molto spesso, quando realizziamo un video, parlo di noi come creatori di contenuti in generale, che sia un video tutorial o che sia un video a scopo di intrattenimento, si vanno ad inserire in descrizione dei link che riportano su determinate pagine delle quali hai parlato nel video stesso. Ti faccio un esempio per farti capire. Se faccio un tutorial su come funziona Audacity, che è un programma di registrazione audio, in genere si va ad inserire in descrizione il link che ti riporterà sul sito di Audacity per fartelo scaricare. Questo naturalmente è soltanto un esempio. E noi praticamente già abbiamo perso l'utente, via, se n'è andato. Ok, sì, ci ha fatto una visualizzazione su YouTube, però poi basta. Va bene che se è un iscritto fidelizzato, naturalmente poi ritornerà sul canale. Ma nel caso contrario, invece, no. E ci ha portato solamente quella visualizzazione sul canale. Quello che ho fatto io e che mi ha permesso di raddoppiare le entrate è stato questo. Ho creato un sito web con il mio nome associato al mio canale YouTube, dove andare a convogliare tutti quanti i click che vengono fatti nei link in descrizione. Ok, adesso ti faccio un esempio, stai bene concentrato perché è importante capirlo. Prendiamo sempre come esempio Audacity, ok? Faccio un video tutorial per come funziona questo programma. Dopodiché ti metto il link in descrizione, però questa volta, invece di rindirizzarti direttamente al sito ufficiale, quindi al sito ufficiale di Audacity, ti andrò a reindirizzare prima nel mio sito web, dove in una pagina specifica dove tu troverai il pulsante Audacity, scarica ora. Questa volta però cliccandoci sopra sarai reindirizzato direttamente alla pagina ufficiale. Praticamente l'utente dovrà fare due clic invece che uno, quindi non gli cambierà assolutamente nulla. E in più nel tuo sito web potrai fornire altri servizi o informazioni aggiuntive. Ma come facciamo effettivamente a raddoppiare il guadagno con questa cosa? È semplice, utilizzando i banner AdSense o le affiliazioni. Quindi a quel punto, quando un utente cliccherà nel link in descrizione, verrà indirizzato prima alla mia pagina sul mio sito web e dopo al sito ufficiale. Nel momento che si troverà nella mia pagina, compariranno dei banner AdSense, cioè compariranno, ci ho messo io. Che mi faranno guadagnare per ogni click ricevuto. Ricordo che AdSense è una buona pubblicità perché è basata sugli interessi degli utenti. Quindi è buona sia per i visitatori al sito perché vedranno una pubblicità che può essere interessante per loro, sia per me perché questa cosa genererà naturalmente più click. Invece, per quanto riguarda le affiliazioni, funzionano in modo un pochino diverso. Se volete capire meglio le affiliazioni, ho fatto diversi video sul canale, magari potete andarli a vedere. Comunque sia, detto in parole povere, guadagnare dalle affiliazioni significa vendere un prodotto di terzi e guadagnare una commissione. Naturalmente, se vuoi utilizzarle per guadagnare con il tuo sito web, devi ricordarti che quello che tu vai a promuovere e a vendere deve essere comunque in linea con il format che stai facendo tu. Per farti capire, se fai tutorial informatici, non puoi vendere prosciutti e questo è il senso. A meno che tu non faccia video sui prosciutti, allora in quel caso potrebbe anche funzionare. Ricevendo visite sul nostro sito web abbiamo la possibilità di mettere un banner d'affiliazione contenente un link e ogni volta che andiamo a vendere un prodotto tramite il nostro banner, quindi tramite il nostro link d'affiliazione, riceviamo una commissione. E questo è un po' anche il principio delle affiliazioni in generale. Quindi ecco, con questo sito web che abbiamo creato abbiamo la doppia possibilità, utilizzare il banner AdSense ed utilizzare le affiliazioni. In questo modo, oltre al guadagno proveniente dalle sole visualizzazioni di YouTube, che vi assicuro è veramente poco e ridicolo, riusciamo ad aggiungere un'altra forma di entrata e riusciamo a dare anche ulteriore visibilità al nostro lavoro e alla nostra immagine. Se dovessi campare solamente con le visualizzazioni di YouTube, adesso mi starei morendo di fame. Io infatti ho diversificato i miei business online e YouTube è solamente una parte di questi. Sono moltissimi i modi per guadagnare con YouTube. Questo che ti ho detto oggi è solamente uno di questi ed è un modo quasi matematico, diciamo, per raddoppiare le entrate provenienti dalle visualizzazioni. Non è il migliore, assolutamente. Infatti ce ne sono molti altri, anche più profittevoli. Però questo è semplice e alla portata di tutti, perché chiunque, ormai ad oggi, nel 2019, quasi 2020, può costruirsi un sito web da solo. Sono davvero molti i servizi che permettono di farlo, Wix, Altervista e molti altri. Se questo metodo ti è piaciuto e quindi ti è piaciuto il video, mi raccomando, condividilo con tutti quanti i tuoi amici. In questo modo possiamo far arrivare questa cosa a più persone possibile. Lascia anche un bel like. Per qualsiasi domanda puoi scriverla qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!